Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Buongiorno che però non è proprio un buongiorno perché appunto come saprete, ormai lo sanno tutti, Dzeko ha rinnovato con la Roma fino al 2022. Ciò significa che Dzeko non verrà da noi, o almeno di clamorosi scenari, ma è quasi impossibile che Dzeko venga all'Inter. La notizia, cioè, Dzeko era al 100 200% era un giocatore dell'Inter fino a ieri, cioè almeno fino a ieri sera, fino alle 10. Poi, cioè, nessuno sapeva nulla di questa trattativa di rinnovo con la Roma. Ha pubblicato Dzeko la foto verso le 10 e mezza e a quanto pare Dzeko non è più, non sarà un giocatore dell'Inter. Ahimè, cioè, perché ormai tutti ci eravamo fatti l'idea dei due giganti là davanti, Lukaku e Dzeko. E magari anche Lautaro, cioè ci siamo fatti l'idea di un attacco così e bisogna togliersi subito questa idea perché Dzeko non sarà un giocatore dell'Inter. Video che vi porto stamattina perché, cioè, ieri sera avevo fatto il video di Piraghi e 10 minuti dopo è uscita la notizia, ho detto non posso portare due video così attaccati, ho detto lo porterò domani mattina. Infatti adesso sono qua, vi sto portando questo video. Cosa dire ragazzi, io non me l'aspettavo, il problema. Cioè, la società secondo me ha aspettato un po' troppo. È stata un po' intelligente perché comunque non è che ha aspettato, come dire, ha temporeggiato il giusto secondo me. Perché comunque 2 mesi avanti di trattativa, l'accordo con Dzeko c'era già. Il problema era trovare quello con la Roma, perché o gli davi 20 milioni, adesso a Roma addirittura ne chiedeva 25, quindi cioè ragazzi è una cifra fuori di testa per un giocatore di 33 anni che era in scadenza di contratto nel 2020 perché ora ha rinnovato fino al 2022, cioè 25 milioni per Dzeko nessuno li va a spendere. Oppure appunto lo scambio con Icardi, 35 milioni più Icardi. Il problema dove stava? Stava in Icardi che non vuole, cioè che non voleva trasferirsi a Roma. Appunto, Icardi, cioè, è uno dei principali problemi che ha fatto saltare questa trattativa. Già, cioè, secondo me, che non fosse stato per Icardi, secondo me, questa trattativa si poteva benissimo fare. Però, fa niente, ragazzi. Cioè, fa niente, no, perché comunque, io sinceramente sono rimasto male. Perché, chi è che non si era fatto, cioè, chi è che non si era fatto l'idea di Dzeko Lautaro, Dzeko Lukaku là davanti? Tutti ce l'eravamo fatto, ormai Dzeko è la prossima a vestire la maglia dell'Inter, non sarà così. Comunque io chiedervi scusa se mi avevo detto negli scorsi video che Dzeko sarebbe arrivato al 100%, mi sono sbagliato, però cioè, penso che, come già detto, chiunque si aspettasse, nessuno si aspettava questa clamorosa notizia del rinnovo di Dzeko. Però il calciomercato è bello per questo, perché succedono tutti questi colpi di scena, adesso mancano 16 giorni alla fine del calciomercato in Serie A. La cosa che state certi, questo ve lo posso assicurare, cioè l'hanno detto tutti, l'Inter al 100% acquisterà un altro attaccante, quindi state tranquilli che un altro attaccante arriverà di sicuro. Adesso però bisogna vedere chi arriverà. Dzeko resta a Roma, quindi adesso non so, fatemi sapere voi come la pensate nei commenti, se vi aspettavate questa clamorosa notizia oppure no. Io, come già detto, non me l'aspettavo. E niente, ragazzi, restate connessi sul canale, perché oggi usciranno un po' di video, cioè almeno uscirà questo video qua che state vedendo in questo momento, e poi sicuramente ne uscirà un altro, che è sempre, diciamo, il seguito di questo video. Quindi attivate la campanella, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete like, noi ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi, amala sempre. Perché Gico? Perché non sei venuto da noi?